3 gennaio 2017, siamo qui nell'area del Parco dei Centocelle, il famoso canalone dell'ex Casilina 900. Adesso questa immagine vi mostra, diciamo, di quanto è stato alzato il piano di campagna con materiali di risulta di provenienza della lavorazione stradale, materiali altamente tossici, inquinanti, che non hanno lesinato a, diciamo, cospargere l'area. Adesso proviamo anche delle case, non c'è più nulla, e sono state buttate giù. Eccola lì sullo sfondo, si vede la ruspa data alle fiamme. E questo è quanto. Mi sa che è questa quella che va a strada. È chiuso, sì. È uno di quelli chiusi. Questa è la famosa buca, da tutti chiamati buca. Guardate che spettacolo sotto i nostri occhi. Qui sparlano di bonifica, sì, perché sparlano di bonifica, perché parlare di bonificare questo luogo è una cosa improba. Resti di macchine, lavorazioni. Vedete? Era un vero e proprio parte dello sfascio. Sembra che non ci sia nessuno. E adesso ci stiamo rifacendo indietro. Lì giù in fondo c'è il famoso cancello di cui le chiavi, il cancello abusivo che ha circoscritto quest'area e l'ha resa, diciamo, di proprietà privata a tutti gli effetti. Gomme, copertoni di tutti i generi. Sì, ma è uno sfascio a tutti gli effetti, abusivo. Adesso mi spieghi come fai a non sigillare tutto, a non farci entrare più nessuno, a non tirarlo giù. Ecco qui c'erano le famose case in muratura, sì, su cui pendeva una determina del Municipio 5 che intimava alla demolizione. Una determina ovviamente mai eseguita. C'è chi dice per mancanza di soldi nel capitolo di bilancio relativo alle demolizioni, e c'è chi dice per paura, per incapacità, per collusione, cioè dicerie di popolo che comunque ci stanno tutte. Questa è la ruspa, purtroppo lasciata qui, diciamo in un'area dove tu hai demolito e sappiamo a chi, visto quello che fecero agli operatori di Striscia la Notizia. È stata lasciata qui di notte, incustodita, ed ecco la fine che ha fatto. L'area è una sorta di girone dantesco dominato dall'illegalità, dagli abusivi, dagli rottamatori, su cui insiste una proroga, mi sembra fino a giugno 2018, perché di proroga in proroga arriveranno probabilmente al 2050. Per oggi è tutto, qui al Parco di Centocelle, con questa immagine, da quello che dovrebbe essere il parco, da quello che sarà, ma non si sa quando, il Parco di Centocelle. Passo e chiudo.